C'è assolutamente bisogno di dare un'accelerata alla vita. C'è assolutamente bisogno di dare molta più importanza e spazio a questa serie Pokémon che ci sta accompagnando ormai da molto tempo. Oggi lo dico, i video di Pokémon si fermano qui. No, non è vero, non si fermano qui. Semplicemente ho deciso che mi piacerebbe moltissimo terminare questa serie entro agosto. Non so se ci riuscirò. Se arriviamo a 5.000 like, io ve lo giuro, mi scopo vostra madre. Gaetano, bentornato dove ci eravamo lasciati. Fammi vedere un attimo la mappa. Fottuto rot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 
andare verso questa città. Ah no, addirittura, minchia, è lontanissimo oggi. Oggi grosse avventure, perché Air Team Scala ha conquistato un'intera isola. Chissà quale straordinarie avventure separano Gaetano dalla fine di questa straordinaria stratosferica avventura. MT, oddio, l'81? Agroba nonna, la lasciamo lì per ora. Questa è strana questa situazione. Devo entrare nel negozio di surf? No, ma io devo continuare a fare... Ah no, ma io sto... Questa è una zona che non... tecnicamente non ci interessa per la storia. Dobbiamo semplicemente andare lì in acqua. Che mi dite qualcosa? Conosci l'Aerial Gyarados? È una manovra di surf praticamente leggendaria. Ti giuro che io di giochi Pokémon brutti non ho giocati. Questo non è che è brutto, ma non è bello, è normale, è veramente per gli stupidi. Ma ti giuro che la roba di surf è la cosa più inutile che io abbia mai visto su un videogame Pokémon. Qual è secondo voi la cosa più inutile che hanno messo sui Pokémon? Io non ho paura a dire che è questa. Capiamo un attimo se ci sono delle isole. No, ma sono tutte inutili ste isolette. Guarda che matto Sharpedo, porca troia. Guarda che trickshot che ti crea. Sono obbligato, non c'è free roaming. Non c'è niente. Non che mi interessi il free roaming, però sì. Ma ci fai praticamente crede. Che roba, sì. Allora i Pokémon hanno imparato un paio di mosse e ho evitato che Jessico imparasse falce cannone, perché mi è sembrata una mossa abbastanza inutile. Ma cura, comunque sto samurai sta ovunque. Chissà se quel tale in kimono preferisce surfare su Mantino o Sharpedo. Secondo me preferisce surfare sui cazzi, come tua madre. Da Metauros che qua c'è roba da esplorare. Oh no, un'esecuzione fascista. Siamo matti? Oh, vediamo se ci sono dei Pokémon decenti in questa zona. Tanto non ne cattureremo uno nuovo neanche se mi pagano. Bello! È vecchio. Prossimo. Bello! È vecchio. Bello! Vecchissimo, sì. E anche qui non c'è niente. A parte che c'era un MT qui dietro. Oh, qua c'è un coso. Oddio! Posso passare sotto? È vero che c'era questa roba che abbiamo usato una volta. Benvenuto nella mia base segreta. Oh no, Mimikyus, sì, è un incubo. Non ce la faccio più a vedere questo obbrobrio. La gestiamo facilmente. Sottocarica, si gode. E poi si spara un fulmine, come se non ci fosse un domani. Oh no, Mimikyus usa fascino. Non potremo più attaccarlo per il resto della nostra vita. Fulmine. Boom. Ah no, fantasmato di nuovo. Ah, ma perché mi sa che il primo attacco lui lo assorbe. Sottocarica, fulmine. Non lo ammazza neanche, si gode. Comunque mi hanno insegnato che i segreti non vanno svelati ai 420. So 4 o so 20? È il settimo segreto de fatti, ma che poi è il quarto. La base segreta è così segreta che non esiste. Ti dovevano kidnappare. Non so perché sei lì. Buono, forbice X. Fammi vedere un attimo quell'esecuzione fascista, che non so convinto che sia buona. Gli spinta sono belli, ma il motivo di quella a destra è semplicemente incredibile. Frate, sono tutti uguali. Mettila con le droghe, sono uguali. Qui c'è sicuramente un adesivo del dominante e i cosi del coso Ether. Ah, c'è, ma un dispositivo decisamente all'avanguardia. Chissà a cosa serve. Dottore, a cosa serve? Sine ed Exio sono venuti qui ad Alola per cercare un Pokémon chiamato Zio Garde. Se dovessi catturare quel Pokémon durante i tuoi viaggi, vieni a riferircelo. È leggendario? Il leggendario zio Garda. Aridammer Tauros. E proseguiamo la nostra avventura verso il percorso 16. Aspetta che qua ho visto un Magmar selvatico. Il nettare che serve per far assumere a Oricorio le sue varie forme è diverso a seconda del prato in cui viene raccolto. Chissà che forma assume con il nettare umano chiamato Sborra. Te lo so dire. Oddio, è il prato Ula Ula. Prato Ula Ula è importante. Ah, non è erba su cui fare cose. Che fai qui, Dexio? Vicio, scusa. Qual buon vento, Gaetano? Dove sei diretto? A Po, Winnie the Po. Non è lì che si sono radunati quelli del team gay? Visto che sei qui, vorrei approfittarne per chiedere la tua opinione. Dimmi tutto. Sono l'unico che si preoccupa per il problema de Necrozma, che in effetti è un Pokémon devastante che potrebbe distruggere il pianeta, ma nessuno se lo sta inculando. Or dunque abbi cura di te e fai attenzione. Io t'ho avvertito, scopoli. Va bene, Vicio. E se ne va con la sua camminata. Lo diciamo. La brava persona. Ah no, quindi quella è erba, effettivamente. Oltre i cieli. Ho fatto a botte, ma non so come se scende da qua. Sember dubbio. Mi sa che se scende da dietro. Che da qua non si può mai scendere da nessuna parte. Strano, strano. Comunque vorrei vedere se ci sono dei Pokémon in quest'erba rossa. Assolutamente sì. E magari è proprio lui, Zapdos, l'uccello leggendario. No, comunque se può andare dritti e se può andare a destra. Noi ovviamente come al solito andiamo a destra, perché c'è una struttura strana. Un tempio abbandonato. Chissà cosa sarà accaduto in un lontano passato. Merda, qua è odore di leggendario. Lago lunare, senti la...
Te che mi dici, vecchio? Tu sei un allenatore giusto, ti vedo spesso nei centri Pokémon. Come cazzo è possibile? Questo luogo è piuttosto suggestivo, sembra abbandonato, ma non so. Come l'impressione che qualcosa debba accadere qui. L'incontro leggendario? Il primo? In effetti, rispetto agli altri giochi, ci sono un cazzo di leggendario in giro. Ma guarda qua, sì. Ertempio, noi entriamo in groppa a Tauros. Sembra interessante la situazione. Fermi tutti che c'è secondo me il Re Gigi. Corri qua, dai. Vai di sotto, frate, fidati di me. C'è un enigma? Che cos'è questa roba? A cosa stiamo andando incontro? L'altare della patria? Oh no, è il boss di Dark Souls finale? Ma che cazzo è? Ah, qua si può andare? Esploriamo un attimo prima di rovinare tutto. Non si può esplorare. Stupido io a pensarlo. Allora saliamo le scale. Ma non c'è niente, zi. Ma te pare che non metti nulla? Stai fuori di testa? Vabbè, a parte siamo arrivati alla fine. Ertapu bello! Non c'è niente, frate. Frate, ho anticipato il videogame. Qualcosa deve accadere qui. Che cosa deve accadere qui? Non c'è niente, sì. Non succede. Non accade nulla. Sono stato scammato. Ma hanno hypato per niente. Tornavo indietro. Che te devo dire? Forse è una zona in cui bisogna andarci molto dopo. Non lo so. Mi sembra strano, però. Perché solitamente c'è. Magari c'è l'incontro con il leggendario di turno, no? E poi c'è il mega leggendario del videogame che incontri dopo tot tempo della storia. Però sono pochi leggendari sparsi. Boh, vabbè. Niente, sì. Il tempio rimarrà abbandonato per ora. Non è ancora accaduto nulla. Proseguiamo la storia. Poi ditemi voi se è giusto, anzi no, non me lo dite, oppure sì, fate un po' come cazzo vi pare, tanto ma che so, vostro padre, non credo. Si prosegue, percorso 17, qua c'è una casetta, è Team School, ah no, è Po questo, polizia de Po, siate gentili quei vostri vicini. Ah, io vi devo ricordare che, vediamo se qua c'è qualcosa, devo ricordare che in giro ci sono dei ditto travestiti da guardia ancora. Bello. Vabbè, levamosi dall'erba e qua c'era un qualcosa, che occhio. Allora, vedo allenatori, vedo Team Skull. È un po'. È un Team Rocket Farlock, questi coglioni. Il fatto è che sono un fifone. E sti cazzi, dai, levati dai coglioni. Entriamo dalle guardie, vediamo se vogliono dirci qualcosa di interessante. No, perché è piena di me. Ho stupido io a pensare questa roba. Togliamo questo adesivo dal PC da gaming, targato Asus ROG. Allora, vediamo un pochino. Là c'è un altro del team. Cosa panna pure a destra, eh. Fermi un attimo, che mi sembra un po' labirintica la situazione. Cosa posso salire a piedi? Sì. Erba bruciata. Strana questa città di Po. Mi sembra esserci qualcosa di estremamente interessante. Sento dei rumori, però, come se ci fossero dei Pokémon in giro. Non so, forse è la droga che mi fa brutti scherzi. Può essere. Ah, riesci a scendere giù, te prego. Qua a destra cosa c'è? Ovviamente niente. Qui a sinistra cosa c'è? Ovviamente niente. Lì è l'obiettivo dove dobbiamo andare. Ma come si sale qua? Ah, ma da sopra mi sa che si sale. Ma sti cazzi, per NMT, ma che è importante. Occhio che si è incagliato. Regà, vuoi entrare nel team? No, quello è un super cerchio. Tutti stupiti dalla presenza di questo super cerchio. Tu stai facendo il giro delle isole. Sei venuto a prenderci per il culo. Che cazzo vuoi, coglione? Lotta in doppio. Se fa doppio calcio subito su Scraggy. E poi immediatamente dopo se fa un cazzo di niente. Ti voleva Mad come secondo, perché fa cacare il cazzo. Posso dire? È una merda? Non so. Perché vi piace sto Pokémon? Che cosa ha di così eccezionale? Ammazzalo, ti prego. Niente, uno di vita. GG, dai. Se prende due pizze in bocca. Sboom. Entomo blocco. Noi gli eleverà all'incirca uno. Oh, invece gli ha levato 4. Perché è morto? Non lo so, ma a noi va bene così. Una vittima in più di mafia. Vabbè, doppio calcio sul coglione. Ho sbagliato. Va bene, sti cazzi, morirà con 25 colpi, no? Boom. Ah, si gode, dai. Era anche super efficace, lo sapevo. Era tutto qui nel mio cervello. Non sopporto i tipi forti come te. Madonna, sì. Oh, mostrami l'ano, ti prego. Fammelo vedere tutto. Qualcuno vuole interromperci. Ragazzino, Omon ci abbatte. Fermi tutti, è importante. Chi è? No, è tutto. Ecco, no, è un eroinomane, ci vuole rubare. Sei sicuro di voler entrare? Dovrai essere pronto a tutto. Non avrai scelta, sconfiggere quelli del Team Skull oppure unirti a loro. Pensa se addirittura avessi la possibilità di entrare nel Team Skull. Passa pure. Però non credo che io abbia questo libero arbitrio. Ma me vai curà? Ah, oh, ma che è? Ma è una parte. Ah, ma è la città questa? Ma in un capannone? Che cosa cazzo sta capitando? Qui siamo al sicuro. Chi ha voglia di lottare? Sicuramente non io. Da qui non si passa. Rototo, no! Pullula, pullula di membri del Team Skull. Io non li sopporto. Occhio, frate, che mo tocca scopasseli. Stai buono. Allora, innanzitutto si prende uno strumento importantissimo come il repellente massimo. Poi se va qua dietro non si può andare. Il gioco ti fa credere che te ci potresti andare, ma non ci puoi andare. E allora vai a sinistra. Là c'è un buco, perfetto. Passi dentro al buco come Solid Snake. Rumore de porta, ma in realtà è in buco. Prendi l'adesivo del dominante e stai a 60. Mo te chiama Marcello. Non ci chiama Marcello. Si può entrare? Ah no, non si può entrare. Mi sento in The Last of Us, ma che è? Regà, ho fatto il giro, mi dispiace, siete ritardati. Chi ti ha dato il permesso di passare? Oh no, altra, regà, vi giuro c'è una quantità di lotte inutili su questo videogame che non ha un cazzo di senso logico. È un gioco cosparso da lotte così. Un colpo, morto. Nessuno che ti mette in difficoltà, nessuno. Uno ogni tanto decide che è forte.
e se ne vanno. No, il capo del team è qui da qualche parte. Mi posso curare? Mi fate curare? Cioè, di fuori c'è la distruzione e dentro non c'è. Attento a dove vai, che ci fai qui, sei in cerca di guai. No, non voglio scopare, solo dei gay. Senti, la smetti di fare gemitaiz? Stanno continuando, ragazzi. Per 10 dollari ti sistemo la squadra, è un affare, che dici? Tutto quadra, ok, te pista, mi fido a vista. Cioè, vi rendete conto che qualcuno ha scritto questa roba? Assurdo che mi curino i Pokémon delle persone che tecnicamente io devo sconfiggere. Questo è fatto di droga, 61 adesivi del dominante. Ma non so quanti sono in totale, ma un po' di sborra verde, un po' di sborra viola. Proviene tutto quanto dalla mia ciola. Allora, dobbiamo cercare il capo del team. Ma è tutto uguale, frate. È un completo copia e incolla. Ci sono le barriere. Questo mi ha visto over barriera. Ma stai a giocare. La nostra mossa preferita, braccio teso, lo mandi a casa. Cioè, è tutto uguale. Ci sono due... ah no, qua addirittura due entrate. Là ci stanno quei due. Ed è qua probabilmente si prosegue. Ho ovviamente aperto l'ano di queste troie solo per prendere una bella ricarica totale che non utilizzeremo mai. Qua potevano fare in modo che io aprissi. No, devi tornare indietro e vedete questa bella schermata nera gigante. Poi, dato che lui l'abbiamo già scopato, vai qua. Proseguiamo questo labirinto. Tu non vuoi fa botte? Mosse tipo per forcorno ghigliottina non vanno quasi mai a segno. Ecco qua. Un ambiente in cui tutti ci fanno a botte con noi, lui ci dà consigli. Sembra che non ci siano altre lotte. Fermi un attimo che qua però... eh no, là come ci arrivo? Forse da dietro ci sarà un altro ingresso strano. Proviamo a entrare nella magione. Villa Losca! Fermi tutti che là c'è... ma io sto luogo perché ce l'ho già in mente? Che è come se non fosse nuovo per me. Ah, ma perché sembra? Lo sai cosa sembra? Madonna, sì, ma è gigantesca questa roba però. Comunque mi ricorda molto la scuola per allenatori. Quanti cazzo erano? Mi ricorda molto la scuola per allenatori dei primi episodi, fatta nello stesso modo. Poi farete che usi Tauros e cambia. Questo sta pisciando. Questa zona è praticamente inutile. Torniamo indietro. Qua c'era un'altra donna. Qua si può entrare. Sì, magari c'è uno strumento importante. Oh mio Dio. Ah, qua si apre un'altra zona. Ah, siamo dietro. Ah, ok. Ok, 65. Ma non capisco perché prima sul muro ce n'erano 40. Però vabbè. Mi dà fastidio che non c'è la... oddio, questo è un foglio segreto. Te fidi di me. Oggi la parola d'ordine del Team Skull è Ciocco Schitti. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo Ciocco Schitti. Un membro del Team Skull che si rispetti risponde sempre comunque no. Ok, questo è sicuramente un indizio per arrivare dal capo in qualche modo strano. Comunque secondo me è quasi terminata questo palazzo, perché da sta parte è finito che c'era solo questo. Si sono proprio sforzati. C'è solo lei a cui abbiamo aperto l'ano. Vediamo se in queste porte a sinistra c'è qualcosa. Probabilmente sì. Lui sta completamente fatto. È talmente fatto che sta a dormire a metà fra due letti. Dimmi te quanto puoi essere ritardato. Si apre qua e la porta finale. Ah no, la porta finale è sopra. Ok, un altro foglio importante. Vele in puntura o Ciocco Schitti? Mo valla a capire. Ah, ma forse sono inutili, non me le chiede. Se sale, andiamo un po'. Ah, non si sale. Quanti siete, raga? Sta scherzando. Ma questo è un labirinto distruttivo. Fango bomba, carina. Dovremmo vederle ogni tanto le MT. Sai, se avessi dei Pokémon nuovi a cui insegnarle. E invece no. Altra porta che ci porta? Un'orgia. Quella che è addosso non è la mia sborra. Che fanno, litigano? Ecco cos'era questo strano odore. E che hanno tutte lo stesso disegno. Ma che sborra hai provato in vita tua? È tutta colpa della tua canottiera. Vuoi che me la tolgo? E se danno? No. Fine. Fine della storyline. Altra porta che porta una porta. Posso dire che se sto posto ci doveva avere tipo le stesse vibes di altri luoghi simili in altri giochi Pokémon, tipo che ne so, il coso del Team Rocket, non ci è riuscito molto bene. Questo che fa? Mi ferma? Mi devi dire qualcosa? Se vuoi parlare col grande Guzman, spara le tre parole d'ordine. Merda, ne so due. Prova a indovinare. Occhio che potrebbe costarti caro. No, aspetta, mi sono perso un pezzo. Mi sa che l'altro pezzo che mi sono perso era qua dentro. Era questo? Infatti. Come se? Bonsuit. Vabbè, era Bonsuit. Viva la fica e duce la mia luce, se non sbaglio. Proviamo. La prima parola d'ordine di oggi è la mossa preferita di Plumeria. Velen puntura. La seconda parola d'ordine è il Pokémon preferito di Plumeria. Bonsuit. Ah, è un Pokémon. La terza parola d'ordine è la bevanda preferita di Plumeria. Sborra. Dai, ed è GG. Velen puntura, Bonsuit e sborra. Ok, se gode. Sì, so sicuro. No, conosci le parole d'ordine, ma hai toppato. Dovevi dire no. Merda, è vero, ma inculato. Non sei scultro. Scaltro. Merda. Se vuoi parlare con il capo, ti conviene frugare in ogni angolo della villa. Che significa? Mi fa entrare, frate? Non hai capito. Ah, le posso rifare? Ok. Non sono sicuro. Ci hai preso? Sai le tre cose preferite di Plumeria? Alla fine ha risposto no. Sei uno di noi, sei scaltro. Frate, e se ne va. Vabbè, io non veramente non c'ho parole. Non c'ho parole per descriverli. Oddio, che è sta roba? Alla fine non c'è un leggendario. Mi incazzo come un cane. Abbiamo preso una quantità di adesivi enorme. Ma quanto sta durando questo episodio? Qua però non ti può. Oh, ma sei matto? Non puoi andare da nessuna parte qua. Allora mi sa che... ah no, oddio.
io. C'è una finestra gigante aperta, frate. Ah, siamo dall'altro lato, ragazzi. Volete per caso fa sesso? No, non mi fermano nemmeno. Eccoci qua, coglione di merda. Sono il tuo incubo peggiore, il più odiato di tutti e il più spietato. Trema davanti al grande Guzman. È la prima volta che qualcuno mi viene a cercare apposta per farsi sbriciolare, Guzman. Dov'è Yangus? Vuoi dire questo, Yangus? Dov'è? È lì dietro. Sei incazzato? Ormai fa parte di loro. Vedo che parlare con te è come parlare con un muro. E sai cosa faccio io quando un muro mi ostacola? Ci sborro sopra. Stai per fare la stessa fine del muro. Stiamo per essere sborrati finalmente dal grande Guzman. Allora, non mi so curato i Pokémon perché mi sono dimenticato, ma questa cosa non ci interessa. Guzman incazzato, er capo. Tre Pokémon, non l'avevamo ancora incontrato lui, eh. Golisopod, non dovrebbe essere un problema contro Air Puma. Gli fai un nitro carica così per scaldare la situazione. Tanto basta che va sotto. Merda, c'ha un bordello di vita. Ma perché sono Hermione a merda? Conchilama. Ma che mossa è con Killama? Perché il mio non ce l'ha? Perché sta al 40? Jessico, è la tua volta. Devi svoltare la situazione. Fulmine. Sei più veloce di lui? No. Non puoi essere. Non sono più veloce. Vi giuro, di tutte le lotte che faccio, l'85% sono più veloci di me. Ma Golisopod atterisce. Non ce la fa più. JK è al 40. Merdone è al 42. Merdone vorrebbe imparare contrattacco. È una di quelle cose che prendi danno e gli ridai al doppio. Ci frega qualcosa? Non ce ne frega un cazzo. Questa. Mascherain. Tecnicamente lui è volante, no? Prepotenza de Mascherain. Mi ha. Bassa la fica. Altro fulmine. Comunque alla fine vuoi. Vedi, attaccano sempre prima. Tutti i Pokémon. Ah sì. No, fermo, ti prego. Ma quanto t'ha levato? Quanto t'ha levato? Via. Zanno star 40. Turbine. Non ce ne frega un cazzo. Pinsir. C'è la forte possibilità che Jessico muore. Ma tu mandi merdone. È il cavallo contro lo scarafaggio. Lui non ci toglie tutto, ci toglie tutto, ci ha tolto tutto quello che avevamo. Gli fai forza equina. AKA doppio. No, attacca prima lui. Forbice X non è un problema, ci ha tolto tutto quello che avevamo, compresi i soldi in banca. Forse Quina non gli eleva niente. Allora gli fai doppio calcio. Forbice X per lui, è vero, attacca prima lui. 5 di vita, doppio calcio, sbarabem. Ah, e sbarabim, dai, che figata. Guarda che fai ora, eh. Tu fai un bel revitalizzante max, lo dai al puma. Lui ammazza il cavallo e pensa: ah, sono un fenomeno, ho messo la testa davanti in questo scontro. Peccato che non sa che sta per entrare il puma. Incazzato fracico, più incazzato del brasiliano contro le guardie quando ha pippato la cocaina. Niente, lui è il 42esimo attacco di fila che fa, e ha anche una mossa super efficace. Nitrocarica, se non lo ammazzi io non so più che pensare, è letteralmente fatto di foglie. Ah, godo, aumentata la velocità e attacchiamo due volte noi. Cristo ha deciso di scendere dalla croce. E mo' è interessante sapere cosa accade. Secondo me mi rimanda al missile spillo. Ma come missile spillo? Leva entomo blocco, che tanto è una merda. Ma il conchisborra, scusa? Ma perché missile spillo e lui c'aveva conchisborra? E mi sa che gli ho detto di no a conchisborra, eh? O l'aveva già imparato e l'ho disimparato. Vabbè, Guzman, che diamine combini. Ah, lui parla con se stesso, è vero. Dai il Pokémon a questo moccioso, Aridamme. Ma sta là, frate. Ma come te lo porti mo' in giro? Ah, se ne va, è scappato. Dobbiamo rincorrerlo. Ma quindi li ho cacciati dalla città? Prima o poi ti sbriciolerò, anche a costo di servirmi di loro per riuscirci. E se ne va. Ho debellato la minaccia. Qua dentro che c'è? Hai vinto contro Guzman? Ma qua che c'è? Oh, Insectium Z. Bella merda, fratello. Abbiamo fatto? Fine. Terminata qui l'agonia. Città liberata. Torna tutto come se non fosse successo assolutamente niente. Sa di sì, se sono dati. Però sono interessato. Frate, ma sei rimasto da solo, te ne rendi conto? Oh, vabbè, sì, è tutto strano. Perché è rimasto da solo quello? Ma qualcuno che mi viene a dire bravo? Ma perché sono rimasti in due? Oh no, Mister Sandalo. Ma questa guardia è interessante, è importante. Secondo me va oltre l'umano. Che succede? Oh no, sei incazzato con me. Ma perché è incazzato? Devi essertela proprio vista brutta. Frate, l'ho salvato. Oddio, mi sta rubando l'anima. Questo è un kidnapping. Mi sembra che qui in giro non siano rimasti tanti membri del team. Eh no, saranno fuggiti. Assolutamente sì, bro, l'ho fatto io. Augusto! Ma chi è Augusto? Mai un attimo di pace. Ma chi è? La moglie? Ma sono tutti fatti, c'hanno tutti le occhiaie. Grazie di tutto, Gaetano, meriti tutto il rispetto. Ma merito la tua fica, che dici? Sei un poliziotto in gamba, tieni d'occhio il team scout. Zia Mariella, di nuovo lì, ma che fa? Forza, Yangus, torniamo alla residenza. Va bene. E se ne vanno così, correndo verso la residenza Aether. Yangus è salvo, meno male.
ma qua c'era. Infatti, ora possiamo tornare alla residenza. Ma è finito qui? Ma che sta merda? Cioè, ma che era sta questa? Cioè, quelli si sono rubati un Pokémon. Sia Mariella. Guarda lì come Chad. Questi si sono rubati in Pokémon e noi abbiamo dovuto distruggerli per i PR Pokémon. E poi se damo indietro. Ma scusa un attimo, ma qua. Quindi è finita l'isola? Abbiamo finito l'isola? Assolutamente sì. Ok, mo tocca tornare là. Allora fai una cosa, Piacerizard. Si vola nel culo. Arrivati qui, io vi saluto. Nel prossimo episodio continueremo la nostra avventura e esploreremo la residenza a Aether. Esploreremo, torneremo lì e vedremo cosa hanno da dirci. Anche perché la situazione è ambigua, perché manca solo l'isola dei Pony. Sì. E poi vediamo. Se è arrivato fin qui, commenta scrivendo isola dei Pony. Grazie mille, ci sentiamo domani con un nuovo video, forse su COD. Grazie mille, ciao.